Sì, chiaramente quando si perde, purtroppo il risultato condiziona sempre un po' tutto, però è una partita un po' strana perché credo che alla fine non credo che abbiamo fatto male, anzi, sotto tanti punti di vista sono contento, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo giocato palla a terra, abbiamo cercato di costruire. Il rammarico è che chiaramente andare sotto subito su un rigore, che non posso giudicare dopo un minuto, poi magari ci poteva stare anche un rigore per noi, stessa cosa, un mano in aria, ma evidentemente l'arbitro ha valutato in maniera diversa. Poi siamo stati bravi a recuperarla e anzi a crescere nel momento migliore nostro, dove dopo dal possibile 2-1 sulla parata sul tiro di Fagotti abbiamo preso un gol evitabile, dove abbiamo commesso sicuramente dell'ingenuità sulla linea difensiva. Chiaramente poi il 3-1, un Eurogol, ci hanno un po' tagliato le gambe, però alla fine siamo comunque riusciti a riaprirla un po' tardi e chiaramente ecco, il rammarico è questo, negli episodi non siamo stati fortunati e bravi, perché poi bisogna anche fare qualcosa di più. Il rammarico, ripeto, è prendere un gol, soprattutto il secondo gol. Ecco, gli episodi sono quei due palloni, soprattutto quello a pochi metri dalla linea, poteva essere lanciato in porta e poi quel tiro da fuori area parata da sé. Sì, una volta che l'abbiamo recuperata, non è facile venire a recuperare una partita a Chieti, insomma, in questo in un clima importante così. Invece l'avevamo recuperata e in quel momento, insomma, l'inerzia della partita era penso a nostro favore. Invece siamo andati a prendere un gol sull'ennesimo lancio lungo, dove chiaramente il Chieti sfrutta le sue qualità, che sono di una grandissima fisicità, e lì con un po' più di attenzione potevamo evitare. Abbiamo preso un gol che non possiamo prendere. Poi sul terzo facciamo i complimenti al giocatore del Chieti, perché chiaramente ha fatto un gol importante. Come? Togliendo il rigore, non le sembra che la sua squadra, soprattutto nel primo tempo, è molto brava, intelligente e anche razionale nel palleggiare, nel passeggiare in velocità? Non le sembra che ha avuto fatica a mangiare questi esterni offensivi? Cosa che invece auspice anche il Chieti, che ha lasciato un po' di spazio, cosa che invece si è vista, perché è un gioco molto più organizzato per le fasce della sua squadra, togliendo sempre il rigore. Noi chiaramente abbiamo. Quindi ha lasciato intendere, il risultato era Diego Daira, al di là degli episodi del rigore. Penso. Io penso che si cerca ognuno di fare il massimo in base alle proprie caratteristiche e qualità. Noi chiaramente a livello di fisicità possiamo pagare rispetto agli avversari, quindi cerchiamo di usare altre armi. Poi la domenica ci sono anche gli avversari. Chiaramente il Chieti oggi ti permetteva da questo punto di vista poco, nel senso ti dava grande aggressività, eccetera, però abbiamo continuato e ci siamo costruiti il pareggio giocando, andando sul fondo, creando una situazione importante. Quindi alcune volte ci siamo riusciti, altre meno, però ripeto, quello che è un po' è cambiato, ma alla fine sono sempre gli episodi che fanno cambiare le partite. Negli episodi, ripeto, non siamo stati fortunati, e mi riferisco al rigore dato e forse non concesso, e al secondo gol dove per nostro demerito, soprattutto, e merito anche dell'avversario, ma non lo sono merito, abbiamo commesso dell'ingenuità. Poi sul terzo, ripeto, facciamo i complimenti al giocatore del Chieti. Prima sconfitta stagionale, mister, No, seconda, che abbiamo perso anche col Fano. sì. Possono aver pagato un po' tutti questi impegni ravvicinati? Ma gli impegni tanto ci sono per tutti, è chiaro che questo è un campionato dove bisogna essere abituati a farli. Noi da questo punto di vista chiaramente paghiamo dazio, ma come giusto che sia, quindi non è assolutamente una scusante. Ho cercato anche di ruotare in queste tre partite diversi giocatori perché era logico farlo. Però insomma, ci dobbiamo abituare a quello che è la categoria e dove, ripeto, c'è una fisicità importante e noi da questo punto di vista possiamo pagare. Però abbiamo altre caratteristiche, oggi eravamo venuti per fare di più dal punto di vista tecnico. In alcuni momenti ci siamo riusciti perché abbiamo provato a giocare quasi sempre, insomma, da questo punto di vista non posso dire niente ai ragazzi. L'avevamo preparato in quella maniera, ripeto, poi prendere il secondo gol secondo me è stato un po' quello che ha cambiato gli equilibri in campo.
fermo restando che stiamo parlando di una squadra di Chieti forte, con giocatori importanti, dove vanno a cercare l'episodio, la situazione, la malizia, come è giusto che sia, e l'esperienza che da questo punto di vista sicuramente paghiamo. Però sono tutte cose da mettere in conto. Quello che dobbiamo fare meglio, e non possiamo concedere il secondo gol, perché quello ci abbiamo messo anche del nostro. Io per la partita con il Fano ho preso il risultato. Certo, no, ma è giusto così, però io da campo valuto quello che è il campo. Il campo ha detto quello, ed è una partita, la seconda sconfitta che abbiamo, ma adesso al di là di questo, qui non bisogna mai fermarsi, questa è la realtà. Quindi dobbiamo incassare questa sconfitta, valutare quello che non abbiamo fatto bene e cercare di ripartire subito, anche perché domenica giochiamo contro l'Aquila e di conseguenza non c'è tanto tempo per star lì a piangersi addosso. No, sono molto contento, sicuramente è stato un bel impatto qua a Chieti, come avevo detto in passato, oggi in particolare, perché io è la prima volta che indosso, diciamo, la fascia da capitano in Italia, e devo ringraziare il mister e la società che mi hanno dimostrato il loro affetto e la loro, diciamo, stima nei miei confronti. Dopo Vasco Girardi erano arrivate tante critiche sulla squadra, ma anche sull'allenatore. Oggi, dopo il gol, abbiamo visto un abbraccio al mister. Cosa significa quell'abbraccio e anche quell'immagine a fine partite, tutti in cerchio attorno a lui? Ma dimostra semplicemente che siamo un gruppo, che noi i problemi, se li diciamo durante la settimana, ne parliamo, le affrontiamo viso aperto. E questa settimana, come ha detto capitano Michele, ci siamo confrontati tra di noi e abbiamo cercato di trovare la chiave giusta per vincere questa domenica. Era fondamentale anche dare la risposta, come tu hai detto, tornando al calcio giocato, alla partita di oggi, quella fase è un po' ambigua, no? Dopo il gol vi siete ancora una volta abbassati troppo, avete giocato poco la palla, forse ancora paura. Poi nel momento migliore della squadra avversaria avete trovato questi due gol, e questo vi dà anche consapevolezza di essere un gruppo importante. Sì, ma questa dimostrazione l'avevamo dato anche l'ultima partita in casa. Tipo, abbiamo comunque questo carattere di andarci a prendere la partita. Non è da poco, perché veramente nel secondo tempo il Fossombrone era veramente superiore in quel momento. Ma lì dimostra che la squadra c'ha anima, c'ha mentalità e non molla mai, e alla fine siamo riusciti a sbloccarlo con Salvatore e poi con Massaud a chiuderlo. Quindi dovete trovarvi in difficoltà per uscire in quel gioco, eh? Sicuramente. Sì. No, bisogna riconoscere, perché ci sono anche gli avversari e loro erano secondi in classifica. Si vuole sull'1-1 sembrava mettersi male per il piede, voglio dire. Esattamente. Questo è il bello del calcio, no? Quando meno te l'aspetti, le cose cambiano. Quindi anche da noi, essendo in campo, la cosa che ci siamo detti, se voi guardate anche le immagini, eravamo sempre lì a incoraggiarci, a non mollare. E questo dimostra, secondo me, la forza di un gruppo. Questo non è da poco, non è da poco ribaltare le partite, perché mentalmente tu, dopo aver perso mercoledì con l'ultimo in classifica, dimostrare questo atteggiamento non è semplice. Quindi io faccio i complimenti ai miei compagni di squadra per questa reazione. Senti, tu come ti trovi? Cioè, sei un po' isolato ancora davanti, lotti, ti impegni, ma è durissima la tua partita così, in queste condizioni. Avresti bisogno di qualcuno al fianco, ma senza entrare nelle scelte, insomma. Ma guarda, a livello, per parlare dei moduli, per me è importante ciò che funziona. Cioè, sicuramente in questo momento noi siamo una squadra nuova, un gruppo nuovo, io sono qui da un mese e ti dirò, avendo questo impatto, no, a livello di carattere della squadra, andremo sempre a migliorare quando miglioreremo il gioco, come dicono tutti. Ma quello si fa con il tempo, con il lavoro quotidiano. Non è semplice, perché delle volte si dice sempre il gioco, però prima pensiamo a essere compatti, a essere gruppo, poi dopo il gioco si può migliorare. Paolo, sì. Noi ti abbiamo visto giocare in questi tre anni con la Santa Maria Difesa e con il Porto Lasco. Sì. E noi ricordiamo come tu giochi, anzi come vuoi giocare. Sì. Allora ti chiedo sinceramente, ti capiterà
ti è capitato di chiedere così al mister, sì, per te stesso, di fare qualche considerazione, nel senso per avvantaggiare le tue caratteristiche? Dillo sinceramente, ti è capitato o sei ancora lì per dire guarda, io preferirei, vorrei che... Ma in questo momento credo che siamo in fase di ricerca dalla formazione e dal modulo più adatto a noi, in questa fase qua. Non ti posso dire che in questo momento siamo perfetti così, perché io ad esempio sono abituato a giocare 4-3-3, dove mi sono sempre trovato bene, dove gli automatismi andavano a meraviglia. Ancora ci stiamo lavorando, come ho detto, per me possiamo giocare anche due, perché a San Benedetto ho giocato anche con due attaccanti, avevo Cardella vicino e riuscivo a segnare. E credo che ci vorrà, dovete avere un po' di pazienza e far lavorare il mister, perché hai i giocatori giusti per poter veramente esprimere un bel gioco. Abbiamo un campo bellissimo, un tifo importante, quindi credo che ci vorrà un po' più di pazienza. Quindi stai parlando, tu sei convinto di tutto ciò, io... Perché no, convinto nel senso, io parlavo delle tue caratteristiche. Le mie caratteristiche sono... Io per ti trovi bene, però ancora aspettare. Cioè, nel senso, io per essere un attaccante con le mie caratteristiche deve avere almeno 3-4 occasioni, lavorare per la squadra, sì, fare gli assist. Oggi sono riuscito a farlo, Massaoud. L'azione del gol di Massaoud dimostra la squadra come deve giocare, in poche parole. Per essere il top, noi per essere top dobbiamo fare questi tipi di azioni. Sì. Aprire al centro la difesa. Cioè. Aprire, palla in avanti, palla indietro, però dobbiamo farlo spesso, non soltanto con un'azione. Con un'azione, come capita? Sì, vabbè, chiaramente venivamo da due pareggi, una sconfitta, quindi mentalmente però... Ho visto oggi la reazione in campo dei ragazzi, quindi insomma, non avevo dubbi sicuramente che ci sarebbe stato un aspetto mentale totalmente diverso, e oggi mi sembra che l'abbiamo visto. Insomma, ecco. Siamo soddisfatti, noi ci crediamo, stiamo mettendo veramente il cuore per questa città. Non ho mai negato l'obiettivo che abbiamo, è chiaro, ancora oggi ha dimostrato che è un campionato molto altalenante, perché una blasonata, insomma, è andata a giocarsi una partita e hanno pareggiato, come è successo a noi. Secondo me la differenza lo farà non solo l'aspetto tecnico, ma come ho detto l'aspetto mentale. Chi avrà più forza mentalmente arriverà a quello che tutti ci auspichiamo, no? Ecco. Oggi il direttore è stata riaffermata, quindi la bella fame di calcio a cui lei alludeva, è bello anche il cerchio attorno all'allenatore, sia al momento del gol sia alla fine, è un po' una nota stonata con l'episodio finale. Ma guardi, io di quell'episodio non parlo, mi dispiace per la mia proprietà, che insomma sappiamo i sacrifici che una persona possa fare, non solo alla presenza ma di altro genere, perché ho tanti colleghi che sono in altre società e sono le dinamiche che con la bocca ma con i fatti ci sono poche realtà serie, e quindi mi dispiace molto, però non do importanza perché non è un singolo individuo, l'importanza la do a quelli che riesco a vedere tramite dei raggi degli occhi, che hanno un cuore nero verde, la curva e tanti altri che erano qua in tribuna. Lasciano queste situazioni singole, lasciano il tempo che trovano, cioè noi non ci interessa, guardiamo oltre, siamo una famiglia, l'ho sempre detto. Finisco anche la sua domanda, non è stato mai messo in discussione l'allenatore. Abbiamo fiducia in tutti, abbiamo un grande gruppo, abbiamo costruito, ripeto, abbiamo, perché se poi sbagliamo qualcosa veniamo attaccati, perché ecco, questa è una famiglia, qui nessuno, c'è tanta collaborazione, tanto rispetto e tanto spirito di sacrificio, abbiamo tutti fame, perché tanti, abbiamo dei top player, però hanno fame, e secondo me questo è un aspetto che sarà importante a maggio. Direttore, ci sono stati pochi giorni, siete in gruppo, giustamente ne avete dato dimostrazione, che ci vogliono i fatti, i risultati. In questi due giorni sicuramente vi siete chiesti come mai quel calo mentale, è stato un calo mentale da riferire proprio a qualche singolo che poi ha contagiato tutti, o
è il gruppo che ha avuto questo calo. No, mi dispiace. Ho fatto la domanda. Sì, sì, ho capito. No, no, ma guardi, la colpa non è mai. Noi, ripeto, no, no, ho detto una frase che è così emblematica che servirà di qua a fine maggio. Noi siamo un gruppo, una famiglia. Non c'è nessuno singolo che vince, non c'è nessuno singolo che sbaglia. Quindi probabilmente tutti. Non a caso che domenica in sala stampa sono andato e ho detto che tutti ci dobbiamo ridimensionare mentalmente. Quindi non colpevolizziamo nessuno. Però guardi, ci può stare, succede. Ci può stare perché purtroppo il calcio, lei mi insegna, io non sono nessuno. È cambiato, cioè, il calcio degli anni 70-80, e chiedo venia che faccio questo esempio. Non c'era il match analyst, non c'era. Mangiavano, si mangiava il panino prima di andare a giocare. Oggi purtroppo ci sono altri aspetti, quindi dobbiamo accettare delle situazioni che magari io non condivido, però ci sono, bisogna convivere e migliorare. Ecco. Però anche oggi, no, alcune squadre come noi, costruite per dare un segnale forte, rimanere nelle prime posizioni, hanno avuto uno scivolone, cioè, capisce? Lei mi dica quanti si aspettavano i risultati successi oggi, come è successo magari noi gli ultimi secondi, che abbiamo mollato perché sul 3-1, se no sicuramente il mister aveva studiato bene il modulo e magari non prendiamo quel gol. Ci sta. Quali risultati oggi strani? Ma guardi, nell'altra classifica, almeno in quelle. Ma secondo me. A prescindere dai risultati positivi che stava arrivando il Notaresco, io penso che a livello individuale la San Benedettese, con tutto il rispetto per il Notaresco, il Notaresco viene da un periodo, ma infatti, di risultati positivi, però lei mi dica se 3-4 settimane fa, lei mi dica se noi a Vasto Girardi chi avrebbe detto che noi avremmo perso. Invece la nostra società, che ocula e attenta, avevamo discusso di fare attenzione perché qualcuno o tutti conosciamo delle dinamiche e quindi bisogna. Ma io conosco la storia del piede, il piede sempre sotto le crisi degli avversari. Se l'avversario è con l'acqua alla gola, il piede tende. Questo è storicamente assodato. Ma lasciamo perdere il passato. La situazione di Aldemagni. Allora, Aldemagni in questo momento non è una scelta tecnica, un'infiammazione, quindi per precauzione lo stiamo curando, penso che sarà disponibile già dalla prossima settimana. Massima fiducia, grande top player, non ci dimentichiamo voi come stampa quando a livello mediatico, non solo voi ma anche a livello nazionale, però può capitare, noi siamo convinti che di qua a fine stagione, come altri, Fall, anche lui darà un contributo, io definisco un confetto a questa società. Direttore, si è parlato spesso del gioco, no? Si criticava Chiarese per il gioco. Sì. Oggi lei a livello di prestazione è soddisfatto? E poi le chiedo due parole su Masamud, che oggi ha fatto un Eurogol e sta uscendo fuori questo ragazzo. Beh, su Masamud direi sarei ripetitivo e noioso. Adesso lo conosciamo, lo conoscete, io lo conosco. Moro è un ragazzo che insomma oggi ha dimostrato, oltre alle sue doti tecniche, come tutti, e 28 il cuore, non i 20, 28, che sia chiaro. Questo è sempre determinante perché fa sì che nel campo trovi modo di dare qualcosa in più. Infatti secondo me su Moro, ma su tutti, guardi, lei mi dica oggi chi è che non ha giocato con, passatemi il termine, chiedo scusa, con la bava sulla lingua, sulla bocca. Tutti. Questo per noi è soddisfacente, perché vuol dire che è un gruppo che è unito, è forte. Loro sanno la loro forza. Quindi noi siamo molto soddisfatti. Oggi soddisfatto anche della qualità del gioco? Oggi sono soddisfattissimo. Sono soddisfatto perché, ripeto, venivamo da una sconfitta con una squadra dove mancavano, purtroppo devo dirlo, 3 giocatori importanti e quindi non era facile l'aspetto mentale. In settimana il mister ha lavorato anche su questo e oggi abbiamo visto i risultati. In più abbiamo avuto la presenza
forte della nostra proprietà seduta lì, e quindi i ragazzi sono dei grandi professionisti. Ecco, c'è questo attaccamento a questa maglia, questo senz'altro.